Il progetto originario di questa galleria si deve a Vasari, è un edificio molto particolare perché chi ha visitato gli Uffizi si è reso conto che è un edificio a ferro di cavallo che nasce in realtà per gli Uffizi, proprio per gestire amministrativamente, diciamo, lo Stato fiorentino, con due collegamenti che sono molto alti sulla strada. E è interessante perché Vasari stesso ci dice, il costruttore, non ho mai fatto murare cosa più difficile e più pericolosa per essere fondata in sul fiume e quasi per aria. Quindi ci dice che lui l'ha fatta, l'ha costruita praticamente sul fiume Arno e quasi per aria. Gli Uffizi è diventato uno dei primi musei al mondo. Proprio perché la collezione nasce con Francesco I che fa allestire la famosa tribuna realizzata dal Buontalenti, che è un architetto importantissimo a Firenze, l'architetto preferito anche di Francesco I, per lui farà la grotta. Sapete, il corridoio vasariano, poi lo vedremo, collega il palazzo che era la sede del governo, il Palazzo Vecchio, al palazzo, quello di famiglia, fatto di là d'Arno. Fu fatto questo camminamento, ecco, e la grotta del Buontalenti è l'uscita proprio del corridoio vasariano. Ecco, Francesco I vuole promuovere l'immagine della famiglia Medici e glorificare proprio questa dinastia così importante e trasforma quelle che sono le magistrature, quindi le sedi del governo, la sede amministrativa del governo, la trasforma nel primo museo pubblico della storia. È un museo che nasce nel 1581. Logicamente, museo pubblico per l'epoca non è che potessero andarci tutti a visitare la tribuna del Buontalenti con la collezione di opere d'arte più importanti che Francesco I aveva. Quello che ci sorprende è che Francesco I nella tribuna non mette solo opere del passato, ma mette anche opere di artisti contemporanei. E poi, ecco, per esempio, Ferdinando I, il fratello, inserirà anche la scultura classica, appunto, questa pittura importantissima, lo vedrete, la pittura anche manierista. Qui vi rendete subito conto che Francesco I fu anche il committente, sempre in Palazzo Vecchio, dello studiolo, l'abbiamo visto più volte, lo studiolo che è un escrigno veramente segreto, anche nella tribuna degli Uffizi, che è questa che vedete, una sala ottagonale, presente un complesso programma iconografico, un programma potremmo definirlo cosmologico, perché voleva rappresentare l'allegoria dell'universo. Al pari dello studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio, dove appunto c'erano tutti gli elementi rappresentati, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, ecco, anche la tribuna degli Uffizi ha i quattro elementi e raffigura l'allegoria dell'universo. Le pietre le trovate nell'elemento terra. La tappezzeria di velluto rosso raffigura il fuoco, l'acqua la trovate nelle conchiglie di madreperla, perché è tutto anche la volta tempestata di conchiglie di madreperla, e poi trovate una banderuola in alto che gira e quindi lì è rappresentato l'elemento aria. Ma questa tribuna, vi ho detto, fu il primo museo della storia, proprio perché qui venivano invitati persone illustri, nobili, amici dei Medici, che venivano a ammirare la collezione di questa famiglia. E come potete vedere, c'erano opere anche di artisti appunto contemporanei, non solo opere del passato. Esiste lo stesso sempre agli Uffizi, anche il gabinetto delle miniature, e quindi capite una collezione importantissima di tanti dipinti che vanno dall'arte veramente antica, perché abbiamo opere dell'arte classica, dell'arte greca, dell'arte romana, e fino ad arrivare al Settecento, più o meno come epoca arriviamo alla seconda metà del Settecento, e quindi una collezione molto estesa, e scoprirete che è la più ricca collezione di opere, per esempio, di Botticelli, perché se volete vedere la più cospicua collezione di opere del Botticelli, dovete venire per forza alla Galleria degli Uffizi. Gli Uffizi che poi sono stati rinnovati dopo Vasari anche da altri artisti, architetti tipo Zanobi del Rosso, fa questo scalone monumentale che si trova ed ha accesso proprio alla galleria.
Questa è la galleria così come la vedete, i bellissimi corridoi e pensate una curiosità. I corridoi hanno in alto delle grottesche, vedete vi ho messo un particolare per esempio di una grottesca decorativa che furono realizzate da artisti di grido come Alessandra Allori per esempio. Ma quello che ci sorprende di più è che vedete tutta questa collezione di sculture? Pensate, sono tutte sculture di epoca greca e di epoca romana. Ecco, sono sculture che oggigiorno chi viene agli Uffizi ci passa quasi con indifferenza davanti, proprio perché va ad ammirare tutte le sale con tutte le collezioni più importanti. E pensate, nell'epoca invece, quando furono inaugurati, venivano apposta anche per vedere queste sculture sulle quali noi passiamo con indifferenza, in realtà venivano proprio per vedere queste sculture che erano una collezione straordinaria. C'è la scala d'accesso al corridoio vasariano e da qui, lo sapete, il corridoio ci porta direttamente al palazzo di famiglia. C'è la sala della Niobe con tutte opere, lo vedete, bellissime di epoca classica e questo è il famoso corridoio vasariano. Fu un progetto nuovo, ambizioso, e che cosa fece? Accrebbe il controllo dei medici sulla città, perché considerate, i medici potevano dalla casa, che era palazzo inizialmente del governo, era palazzo della signoria, e poi è diventato palazzo vecchio, perché? Perché i medici si trasferirono a Palazzo Pitti, praticamente dall'altra parte dell'Arno, no? E era facile per loro passare sopra la città senza essere visti, ma che potevano comunque controllare la città e fare tutto questo camminamento che è diventato famoso veramente in tutto il mondo, realizzato, non so se lo sapete, in soli 5 mesi. Un camminamento costruito, diciamo, anche sopra il fiume, veramente incredibile. Siccome la collezione è in ordine cronologico, è divisa per scuole e in ordine cronologico, cosa vuol dire? Vuol dire che noi partiremo dall'arte antica fino ad arrivare, lo vedrete, alle opere d'arte che vi ho detto della seconda metà del Settecento, si arriva fino all'Ottocento in realtà. Ecco, la scuola pisana. Questo è un crocifisso con le storie della Passione. La prima cosa che notate in questa bellissima sala dove ci sono anche poi le maestà, troverete il Cristo, che è un Cristo un po' particolare perché vedete, è un Cristo vivo, con gli occhi ben aperti, i piedi vedete uniti, affiancati, e poi ha il perizoma. E qui è interessante, trovate le figure dei dolenti e poi trovate le scene, come era usanza, della storia di Cristo. Trovate, per esempio, qui in alto il braccio di Giuda. Qui trovate la flagellazione, qui trovate il Cristo trionfante, trovate tutta una serie di scene, trovate la deposizione, per esempio, trovate il seppellimento e il Cristo che discende al limbo, che è questo qua giù. E quello che ci sorprende subito è che si vuole rappresentare a quest'epoca il Cristo trionfante, cioè trionfante sulla morte, non è un Cristo sofferente. Chi è che introdurrà il Cristo dolente, il Cristo che è chiamato Patens? Sono i francescani per primi che introducono il Cristo Patens.